la ricerca del nominativo. Lì subito di seguito ci chiediamo, abbiamo già capito che una delle grosse difficoltà della terza declinazione è trovare il nominativo. Purtroppo sul vocabolario il nome è al nominativo. Quando dovremo cercare i nomi, dobbiamo fare una versione, dobbiamo tradurre, dobbiamo trovarli, possiamo trovare solo al nominativo. E quindi dobbiamo saper risalire al nominativo, se possibile. Infatti, quando si incontra un sostantivo della terza declinazione in genitivo, dativo, accusativo, vocativo, ablativo, eccetera, non è sempre agevole risalire, non è facile. Era molto più facile nella prima e nella seconda declinazione risalire al nominativo, a causa dei complessi fenomeni fonetici che intervengono nella flessione. Parole un po' difficili, ma stanno a indicare sostanzialmente che c'è un cambiamento, cioè tra un cambiamento di suoni, quindi spesso, anche di vocali, quindi e consonanti, tra il nominativo e tutti gli altri casi. D'altro canto, conoscere la forma del nominativo singolare è la condizione necessaria per poter cercare vocabolo su vocabolario. Se noi non dovessimo cercare vocabolo su vocabolario, cioè potremmo anche fregare, non ci interesserebbe niente di andare a cercare, di sapere come si fa il nominativo, ad esempio. Però purtroppo noi dovremmo riuscire a intuirlo, a capirlo, a saperlo, perché poi quando abbiamo una versione dobbiamo trovare la parola per capire come si traduce, giusto? Diciamo subito che non esistono regole fisse. Per passare meccanicamente da una forma del genitivo, del dativo, dell'accusativo al nominativo, non c'è una regola unica. Ecco comunque alcuni suggerimenti validi per i nomi del primo modello. Noi abbiamo studiato il primo modello, i temi in consonante. Vi ricordate infatti che nella terza declinazione ci sono temi in consonante e temi in i. Temi in consonante, primo modello. Temi in i, secondo modello. E temi in el, ar, alla, ar, e nel terzo modello. Punto di partenza è l'individuazione della consonante finale del tema. Come faccio per ricavare il tema di un nome della terza declinazione? Devo andare al genitivo, te l'ho spiegato ieri. Genitivo, tolgo la desinenza is del genitivo e ottengo il tema. Tolgo le desinenze in generale, anche di qualsiasi altro caso. Tolgo am all'accusativo singolare maschile e femminile. Tolgo a un neutro nominativo o accusativo vocativo plurale. Ottengo il tema. E devo badare all'ultima consonante che c'è prima del tema. Abbiamo detto che questi sono temi in consonante, no? L'ultima consonante che c'è prima del tema. Vogliamo scriverlo alla lavagna? Forse se lo dico a voce non si capisce bene, no? Ma se lo scrivo alla lavagna magari si capisce meglio, no? Allora, se io per esempio una parola come questa, corpora, tolgo la desinenza a e capisco che il tema termina in R. Mi interessa come termina il tema. Se io scusate, flumina oppure flumine, questo è un ablativo, capisco che questo sostantivo invece termina in N, no? E se ho, so, consulem, tolgo la desinenza e capisco che questo nome termina in L. A questo punto osserviamo questa tabella. La tabella ci dice che quando il tema termina in labiale come P o B, la probabile uscita del nominativo è PS o BS. Come? Ah no, che dobbiamo decidere noi. Quella è la lingua che parlavano loro, l'hanno deciso loro. Cioè, se finisce con P o con B, devi mettere PS o BS Sì, esatto. rispetto alla lettera. Sì, rispetto alla lettera, sì. Allora, vediamo se riesco a trovare quindi un caso di P o B. Me ne viene uno del secondo gruppo, vabbè, del secondo modello, va bene lo stesso comunque. Per esempio, troviamo in una versione questa parola, la parola urbis. Capiamo che il tema
termina in labiale, o termina nella B, per labiale. E quindi il nominativo probabilmente sarà questo, infatti è questo, è urbs. Quindi praticamente si aggiunge la S alla P o alla B. Se il tema termina in P o B, cioè metti la S senza nessuna vocale e ottieni il nominativo. Quindi urbs urbis, plebs plebis, eccetera. Bene, vediamo quando il tema termina in C o G, chiamate qua velari o gutturali, insomma, no? Questo ha il nominativo in X. Oh. Quindi, per esempio, qui ne abbiamo tanti, anche nel primo gruppo. Se abbiamo una parola come legem, il tema termina con velare, quindi termina con la gutturale, diciamo, C o G, no? Il nominativo è lex. Dura lex, sed lex. La legge è dura, ma è tale, e bisogna rispettarla. Oh. Oh. E così anche tutti gli altri nomi che terminano, appunto, che hanno il tema terminante in C o G. Ad esempio, se avessimo qua reges, i re, il nominativo sarebbe rex. Infatti il nominativo è rex. Oh, cioè persino mi sembra una marca di frigoriferi. Si chiama rex, non so. Vuol dire appunto il re. Oh. Attenzione, sul vocabolario la C e la G sono all'inizio dell'alfabeto, che ne so, mentre la X è alla fine dell'alfabeto. Quindi certe volte è un po' lontano, no? Rispetto a... Non so se mi sono spiegato. Sono questi problemi pratici, no? Bene. Quando il tema invece termina in dentale, quindi T o D, addirittura c'è la S, ma c'è la caduta della dentale, cioè cade la D, cade la S, la D, cadono, insomma. No? Vediamo di fare un esempio di tema in T o D. Sì? Passiamo alle dentali. Allora, poniamo di avere in una versione una parola di questo tipo, laudibus. Laudibus potrebbe significare alle lodi, con le lodi, eccetera, eccetera. Ecco, il nominativo è laus, esatto, cioè il tema sarebbe in D. Quando il tema è in D o T, nel nominativo cade la D, cade la T, quindi diventa laus, laudis. Adesso arriviamo al caso di cui stava parlando Aversa, cioè il caso della nasale. Si toglie la N, sì, sì. Quindi la nasale è solo la N. Sì. Facciamo questo caso. Troviamo in una versione questa parola, la parola Ciceronem. Distinguiamo la desinenza. La desinenza è M, giusto? Quindi il tema sarebbe Ciceron con la N. Allora, il nominativo è Cicero. Se troviamo Neronis, il nominativo è Nero. Se troviamo Ordinem, il nominativo è Ordo. Addirittura c'è un cambiamento anche vocalico lì, persino. Se troviamo Leonis, il nominativo è Leo. Ecco, oh. Benissimo. Cade la N e non c'è nessuna S, mentre in altri nominativi abbiamo visto la S. Qua la S non c'è. Anzi, addirittura si taglia proprio anche parte del tema, no? Perché persino scompare la N finale del tema. Bene. Poi, vediamo quando il tema termina con una L. L'abbiamo già visto con consulem, però, Consulem è un nome che termina con la N. Quindi, flumen, fluminis. Vabbè, qui infatti, flumine, qua termina con la N, ma c'è anche un cambiamento ulteriore, perché va flumen. Vabbè, comunque. Flumen è ancora irregolare rispetto... no, perché è irregolare rispetto alla regola che abbiamo detto prima. È perché flumen fa così. Non è sempre con la O. Non è sempre con la O. Quindi, anche se flumen... perché i neutri hanno un nominativo diverso, che è numen numinis, flumen fluminis. Quindi
quella regola lì della O vale per i nomi maschili, per esempio. Cicero, Nero, Leo, eccetera, Ordo. Invece i nomi Orazio, Orazione, maschili o femminili. Invece i nomi neutri hanno un nominativo diverso, con la N hanno Flumen, Fluminis, Numen, Numinis. Allora, con la L, dicevamo Consul, per esempio. Consul, quindi la L rimane al nominativo, ma non c'è nessuna S. Quindi il nominativo è Consul, Consulis. No? Bene, passiamo adesso ai nomi con la liquida R. Allora, la liquida R mantiene la R, ma talvolta esce in S invece di, e, di R. Ah sì, vediamo un po'. Il problema è quando troviamo un sostantivo del tipo honorem. Seguendo la regola generale, il nominativo dovrebbe essere honor. Invece si trova il nominativo onos. Vuol dire qui che addirittura la S ha sostituito la R. Al nominativo si trova onos. Esce. Talora esce in S, nel senso proprio che esce e sostituisce la R. A volte quindi con la R, a volte rimane la R come orator oratoris, e invece flos floris, la R scompare al nominativo e si trova solo con la S. Ecco, i sostantivi neutri. Attenzione, leggiamo quello che c'è scritto qua. Dimmi. Come facciamo a capire se dobbiamo mettere la R o la S? Ah, e lì si cerca sul vocabolario. Se io honor sul vocabolario non lo trovo, flor non lo trovo, vado a cercare flos o onos e lì lo trovo. Lì purtroppo è una difficoltà dovuta al fatto che quella è una lingua. Quindi loro avevano certe parole, le avevano al nominativo in R, certe altre in S. Chi è che sta parlando? Silenzio. Molti sostantivi neutri presentano un tema in or, er o min, da cui si risale a dei nominativi in us e in men. Quindi nel neutro le cose si complicano ulteriormente, perché spesso nel neutro, abbiamo già visto, facendo degli esercizi, magari non ce ne siamo accorti, ma proprio ci sono stati dei cambiamenti di vocale, sono cambiate delle vocali, tra nominativo e tutti gli altri casi cambiano delle vocali. E l'abbiamo già visto, il caso di corpus c'è la U, corporis c'è la O, oppure genus, anche qui la U, e generis, la U non c'è, ci sono solo E, o agmen, e c'è la E, agminis, e la E non c'è più nel resto della declinazione. Fra il nominativo e gli altri casi, comunque, possono verificarsi anche alterazioni vocaliche, per cui, ad esempio, c'è hominis, ma il nominativo con la O, homo, no? Oppure iudicis, ma il nominativo è con la E, iudex, iudex, iudicis. Oppure ca, genus, generis, genus. Oppure capitis a caput, insomma. In tal caso è utile conoscere il vocabolo a memoria. Quindi non ci sono delle leggi, abbiamo detto. Possiamo fare affidamento su... Abbiamo fatto questa lezione per avere dei punti di riferimento. Ma non sono dei punti di riferimento stabili. Dobbiamo fare affidamento soprattutto sull'esercizio. A furia di fare esercizi, poi riusciamo a capire immediatamente quale può essere il nominativo di un nome della terza. Oppure ricordiamo il nome e quindi basta, non abbiamo più problemi. Oh. Non rimane che procedere anche per tentativi. Certe volte non riusciamo a trovare il benedetto nominativo di un nome della terza e dobbiamo proprio procedere per tentativi. Ma sarà con la E o con la I? Ma andiamo per tentativi, non ci sono alternative. Altri video didattici su attuttascuola.it